al Tomolini di Martinsicuro, prima stagionale per Alba Adriatica e Cupello. Per gli adriatici teramani, sempre pieni zeppi di giovani, il nuovo allenatore è Domenico Izzotti, il Cupello sempre guidato da Panfilo Carlucci. 4 minuti, subito Cupello in vantaggio, d'azione di calcio d'angolo, il più lesto nell'area piccola non poteva che essere Vito Marinelli, palla che finisce alle spalle di Petrini, Cupello in vantaggio. L'Alba prova a reagire con un paio di situazioni, prima Giambè, poi colpo di testa di Fabrizi, sciupa una ghiotta palla gol, non controlla bene al quarto d'ora Marinelli, poi lo stesso Marinelli al ventunesimo, ottimamente imbeccato da De Cinque, conclude alto di testa da due passi, grandissima botta dei 35 metri di Capitan Zacchetti, bella la parata di Tascione, non riesce poi l'Alba a concretizzare. Una buona Alba Adriatica è sfortunata quando deve sostituire il suo capitano Sacchetti con il giovane Schiavone. Schiavoni che ancora freddo si fa superare da Marinelli, palla che sfiora il palo alla sinistra di Petrini. Occasionissima ancora per l'Alba Adriatica, buona Alba nel primo tempo. Il più ispirato è Giambè che scalda ancora i guantoni di Tascione nell'ultima occasione del primo tempo, invece salva tutto Turco. Inizia la ripresa con il Cupello che vuole chiudere la pratica, scatenato Ninte, serve Marinelli, la palla finisce poi su piedi di Basso e Cupello ad un passo dal raddoppio. Doccia fredda per l'Alba che rimane in 10, doppio giallo al giovane classe 2000 Giorno, ma la squadra di Izzotti non molla con una punizione di Foglia, va vicina al gol del pari, il calcio lo sappiamo non perdona nulla, è in azione di contropiede il 2000 Jacopo D'Alessandro, porta il Cupello sullo 0-2, negli ultimi minuti il Cupello può dilagare, rimane anch'esso in 10 per espulsione diretta di Jacopo D'Alessandro, finale di orgoglio della squadra di casa, Miani appoggia per un l'unico tentativo di Lorenzo Emili, sfortunato l'Alba quando capocasa colpisce Giambè, e Vito Marinelli ancora di testa chiama Petrini a una risposta super, si finisce sotto un acquazzone tropicale, colpo del Cupello, ascoltiamoci i due tecnici Izzotti e Carlucci.